Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Da Brianza Biblioteche, scrittori all'Imbiate. A partire da lunedì 11 aprile alle ore 21 si terranno tre incontri con gli autori che presenteranno i loro saggi di carattere popolare. Apre il ciclo l'etnoantropologo Massimo Pirovano con Il canto e la narrazione di tradizione popolare. Segue martedì 19 aprile il medico, storico e antropologo Vittorio Sironi con Le pratiche popolari della salute. Conclude mercoledì 27 aprile Giovanni Bonfadini che, in qualità di dialettologo e professore di glottologia, ha scritto il saggio I dialetti lombardi. Tutti e tre i saggi sono pubblicati nel quinto volume della raccolta Storia della Brianza, edito da Cattaneo Editore. Il comunicato della biblioteca rende noto che gli incontri a ingresso libero si terranno presso l'aula consigliare cittadina Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, presso Villa Mella. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare oppure scrivere un'email alla biblioteca stessa. Dal comune di Desio. Piccoli consiglieri al lavoro. I consiglieri in carica del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Desio, mentre si stanno già impegnando in città per realizzare le proposte approvate all'unanimità dalla seduta dello scorso novembre, lavorano al loro regolamento di consiglio, che dovranno votare ed approvare nel corso della prossima seduta. In quest'ultimo lavoro, che è un vero e proprio laboratorio di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva, sono accompagnati dai loro professori di riferimento e dal servizio politiche educative del Comune. In fase di progettazione, come si legge in un comunicato del Comune di Desio, anche un percorso formativo a loro dedicato sull'utilizzo consapevole e produttivo dei social network e del web per la partecipazione diretta al governo della città. Verrà realizzata dalla struttura di comunicazione dal servizio Informa Giovani del Comune. Tutti gli aggiornamenti sui lavori in corso nella sezione del sito comunale dedicata al Consiglio Comunale Under 14. Dal Comune di Varedo. Cercasi firme per il nuovo sindaco. Manca ormai poco più di un mese alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio e le liste di alcuni partiti sono ancora incomplete o non autenticate. Per permettere a tutti di consegnare una lista congrua entro la scadenza del 15 aprile, il Comune di Varedo, in un comunicato, ha fatto sapere che l'ufficio elettorale con sede nel Palazzo Comunale di via Vittorio Emanuele II effettuerà delle aperture straordinarie nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile. Nella giornata di sabato l'ufficio sarà aperto per la sottoscrizione delle liste dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 16, mentre domenica dalle 9 alle 13. Informazioni www.comune.varedo.mi.it. Dal Comune di Vimercate. Più verde e alberi nel giardino della scuola. Questo è il desiderio degli alunni dell'elementare Filiberto di Vimercate, richiesta esaudita nella giornata di martedì per iniziativa del Comune. Un pesco, un melo, un pero, ciliegio e un susino sono i cinque alberi da frutto piantati nel giardino della scuola e che allieteranno d'ora in avanti la ricreazione. L'iniziativa è l'ultima tappa di un percorso di riqualificazione che ha coinvolto i ragazzi durante l'anno scolastico 2009-2010, con la messa a punto di una pista di atletica a quattro corsie e di un percorso per le biglie in pietra. Dal Comune di Brugherio. Due giorni dedicati agli appassionati del grande schermo. Questa sera e domani in programma Brugherio la proiezione del film North Face per il cinecircolo Robert Bresson. L'emozionante storia, ambientata nel 1936, di due militari bavaresi che sfidano la montagna tentando la difficile scalata dell'Eiger, trasformati da Goebbels in eroi inconsapevoli del Terzo Reich. In programma alle ore 21 presso il Teatro San Giuseppe di Brugherio in via Italia 76. Per info www.comune.brugherio.mb.it. Dalla provincia di Monza e della Brianza.
I grandi filosofi contemporanei incontrano il pubblico su grandi temi della società. Abitatori del Tempo, il ciclo di conferenze promosso dalla provincia di Monza e Brianza, arriva al nono appuntamento, in programma domani sera a Nova Milanese. Protagonisti della serata, Salvatore Natoli, studioso del pensiero greco e della tradizione ebraico-cristiana, docente all'Università Bicocca di Milano, per una serata dal titolo Sincerità e Verità. L'incontro sarà in diretta streaming sul sito www.radiobinario7.it con la possibilità di interagire online. In programma alle ore 21 presso l'auditorium di via Giussani 3 con ingresso libero. Dal comune di Usmate Velate, il coronamento di un lungo lavoro per avvicinare i più piccoli al mondo del teatro. Con questo spirito, venerdì sera andrà in scena ad Usmate lo spettacolo Le Bambole, saggio del laboratorio per ragazzi dell'associazione Magazzini Culturali. In scena una libera interpretazione dell'opera L'inventore dei sogni di Ian McEwan, con la supervisione di Miriam Alda Rovelli e il patrocinio della provincia di Monza e Brianza. Appuntamento con i giovani protagonisti alle ore 20 presso il salone al primo piano di Villa Borgia. Dal comune di Villa Santa. Scoprire il mondo con gli occhi di una bambina, protagonista di un'avventura magica. Questi gli ingredienti di Maddi, il mare e la luna. Il libro di Marco Franceschi che sarà presentato domani sera a Villa Santa. Un romanzo per ragazzi nato dalla fantasia dell'educatore dell'associazione di volontariato Amici della Speranza. Tra domande semplici e intense emozioni a contatto con la natura. Appuntamento alle ore 21 presso la sala congressi di Villa Camperio, presentazione a cura di Graziella Gagliani. Dal comune di Giussano. Incontro con l'ex pontefice. Il Centro Culturale Gaudì e la Comunità San Paolo hanno organizzato un incontro intitolato Non abbiate paura, dove verrà spiegata la vita e le opere di Papa Giovanni XXIII, ormai prossimo alla beatificazione. Saranno anche proiettate immagini per meglio illustrare la grandezza dell'ex pontefice e vi saranno vere e proprie testimonianze. Il dibattito sarà tenuto da Giovanni Sant'Ambrogio, caporedattore del Sole 24 Ore Domenicale. La serata si terrà sabato alle ore 21 presso la sala Don Caccia, all'oratorio di Giussano in via d'Azeglio. Sono tutti invitati. Dal comune di Carate Brianza. Piccoli accorgimenti alle strade caratesi. Dopo l'intervento in via Solferino, l'amministrazione comunale ha deciso di apportare altre modifiche per colmare alcune mancanze. Per prima cosa è stato posto un attraversamento pedonale in via Rivera presso il numero civico 115, visto la mancanza e la pericolosità di quel tratto di strada per l'incolumità dei pedoni. In secondo luogo è stato posto il divieto di sosta in via Mazzini a causa della difficoltà di circolazione veicolare che si crea a causa delle soste dei veicoli per la vicinanza della scuola Romagnosi. Dal comune di Veduggio, aggiudicati i lavori per il rifacimento dell'illuminazione pubblica stradale. Il comune di Veduggio comunica di aver assegnato alla ditta Società Tema Impianti SRL l'appalto per la ricostruzione dell'illuminazione pubblica stradale. Le offerte ricevute per l'appalto sono state 87. Quest'opera costerà al comune più di 450.000 euro, visto anche gli oneri per la sicurezza. L'appalto è stato però realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia. Dal comune di Sovico. Il mito di Freddie Mercury continua a vivere. L'assessorato Cultura e Tempo Libero di Sovico organizza per mercoledì 13 aprile alle ore 21 presso la Sala Civica Aldo Moro, Viale Brianza, una serata interamente dedicata alla leggenda della musica, ovvero Freddie Mercury, cantante e leader dei Queen, tragicamente scomparso nel 1991. Momento focale dell'evento sarà il tributo live che riproporrà tutti i grandi successi di una delle più apprezzate e amate band musicali di sempre. Da Marveglia, a lezioni di meteorologia con Corazon e Giuliacci, volti noti di Mediaset. Mercoledì 13 aprile alle ore 21 presso la sede di Via Marveglia, Scuola Vacanze a Vela, in Via Sorteni 7,
Si terrà infatti una delle serate dedicate alla comprensione dei fenomeni naturali. Andrea Giuliacci e Paolo Corazzon, meteorologi del centro Epson Meteo, condurranno i presenti alla scoperta della scienza che studia l'atmosfera terrestre, la sua evoluzione, i fenomeni che vi si svolgono e la loro influenza sul clima. In maniera semplice e divertente verranno spiegati termini quali cicloni, anticicloni e cirrocumuli. Per aderire, info@marveglia.it oppure il telefono 039 23 28 83 3. Per questa sera è tutto, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.